Uno Star Seed, noto anche come alieno Star Seed o bambino stellare, è un essere ibrido tra umano ed extraterrestre. Gli Star Seed sono allevati da una società di Star Seed, di solito in un asilo nido, e vengono poi inviati nella società per diffondere la pace e l'illuminazione. Provengono da molti mondi e culture, anche se la maggior parte è originaria dalla galassia di Andromeda. Molti Star Seed provengono da pianeti della Via Lattea, mentre altri provengono da altre galassie. Alcuni di loro scelgono di rimanere nascosti, mentre altri diventano membri di spicco della società. La maggior parte dei semistellari sceglie di tornare tra le stelle una volta completata la propria missione sulla Terra. Molti Star Seed assumono ruoli terrestri, come insegnanti, medici, guaritori, avvocati, ministri, artisti, politici, attori, scienziati, eccetera. Gli Star Seed sono persone che hanno avuto incontri insoliti con gli extraterrestri, spesso fin da giovani. Molti Star Seed hanno ricordi di essere stati rapiti dagli alieni, o di aver assistito a strane luci nel cielo, per esempio. I semistellari hanno tipicamente capacità ultraterrene come la telepatia, la telecinesi, le capacità spirituali, e la proiezione astrale. Molti di loro possiedono un elevato quoziente intellettivo e capacità psichiche, anche se scelgono di nascondere o di sottomettere i loro doni. Alcuni semistellari sono pura energia, mentre altri ospitano uno o più corpi fisici. Alcuni di loro sono immortali, mentre altri hanno una durata di vita breve. Tra gli esempi più famosi di Star Seed, ci sono Gesù e Maria, che compaiono nell'Antico e nel Nuovo Testamento della Bibbia, Edgar Cayce, l'oracolo di Apollo, e, secondo la Kabbalah, Adam Kadmon. Ci sono migliaia di semistellari documentati nel corso della storia, tra cui scienziati, leader politici, scrittori, leader religiosi, e altri ancora. Alcuni dei primi semistellari registrati sono i semistellari dei Sumeri, atterrati sulla Terra 4000 anni fa. Questi semistellari costruirono le grandi civiltà di Sumer, in particolare la grande città di Uruk. Molti semistellari vengono qui per far nascere altri figli stellari, perché l'anima sa che molte persone hanno bisogno di amore e di attenzioni, che questi figli gliele forniranno. Gli Star Seed sentono spesso un profondo legame con la natura e gli animali. Questo sentimento deriva dalle loro origini extraterrestri. Spesso hanno una profonda passione per l'aiuto agli altri. Si sentono attratti dalle cause umanitarie e dalle opere di carità, e spesso fanno volontariato per aiutare gli altri. Se credete di essere uno Star Seed reincarnato, ci sono tre cose che dovete cercare in voi stessi. Siete sempre stati attratti dalle stelle e dall'astronomia. Vi piace osservare il cielo notturno, e lo trovate rilassante e distensivo. A volte sembra che le stelle vi parlino. Nei vostri sogni, vi trovate spesso nello spazio, o vicino ad esso. Siete consapevoli di essere al di fuori della Terra, e sentite una forte attrazione a guardare in basso, e a osservare le meraviglie del Sistema Solare, e della galassia. Trovate che certi giorni siano particolarmente stimolanti. Vi sentite più energici, creativi e connessi al mondo, e sentite il bisogno di condividerlo con gli altri. Avete sperimentato diverse sincronicità nella vostra vita, che sembrano indicare il vostro status di Star Seed. Forse all'improvviso sentite alla radio un frammento di canzone che descrive perfettamente i vostri sentimenti riguardo a una certa situazione. O forse prendete un giornale o una rivista, e vedete un articolo che risuona con le vostre convinzioni. Vi sentite spesso attratti da luoghi o persone che vi ricordano stelle o pianeti, come antiche rovine o cattedrali. Vi piace viaggiare, spesso in luoghi in cui non siete mai stati prima. Spesso vi ritrovate a canticchiare canzoni, recitare poesie, o cantare mantra. Avete una forte affinità con gli animali, e vi sentite fortemente attratti dalla natura. Quando gli altri vi chiedono perché siete interessati all'astronomia, o all'osservazione delle stelle, a volte fate fatica a rispondere. Avete la sensazione che la vostra natura di Star Seed sia, in un certo senso, un segreto per voi. Spesso avete la sensazione di aver vissuto molte vite, e che ogni vita sia vissuta simultaneamente. Spesso sentite che nel vostro mondo ci sono altri esseri che sono dalla vostra parte, persone che possono vedervi, ascoltarvi e comunicare con voi. Siete più curiosi della media delle persone. Vi piace imparare cose nuove, che siete interessati a conoscere il passato, altre culture, e sistemi di credenze. Spesso vi sentite fuori posto e alienati nel vostro ambiente attuale.
Ci sono molti Starseed che sono nati nel ventunesimo secolo e sono qui per aiutare a inaugurare la nuova era. Potreste pensare che incontrare uno sconosciuto per strada sia solo una coincidenza, ma vi sbagliereste. L'amichevole passante che corre ad aiutarvi con la ruota bucata o con l'auto in panne potrebbe essere un seme stellare che stava aspettando la sua occasione per aiutare un altro essere umano. Esaminate interazioni come queste. Di solito questi incontri trasmettono un messaggio importante. Questo messaggio è un altro pezzo del puzzle che siete venuti a risolvere. Vi amiamo profondamente. Siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce. Aurora Rey, ambasciatrice della Federazione Galattica.